Amici di Varesalto, ciao a tutti, mi trovo in piazza Montegrappa a Varese. Come vedete mi sto riposando perché sono seduta sulla panchina, perché questa bellissima panchina color lilla, dove qui iniziano i mercatini di Natale. Quindi adesso noi andiamo a fare un giro, così vi faremo vedere tutto quello che sta succedendo. Abbiamo un albero meraviglioso davanti, quindi adesso andiamo a intervistare qualcuno, a vedere se hanno fatto acquisti di Natale. Ok? A dopo! Amici di Varesotto, siamo nello stand Amici di Dome. Le delizie di Dome. Ecco, vedi, le delizie di Dome. Ascoltami, Dome, com'è andata questa giornata? Raccontaci oggi com'è il tuo stand. Gli acquisti sono stati abbastanza buoni, diciamo. La gente si mette sempre la mano sul cuore. Noi rivendiamo Norcia e Amatrice. Sono prodotti formaggi amatriciani e salumi di Norcia. Quindi questi sono prodotti che producete voi? No, noi rivendiamo, sono produttori della nostra terra. Sono piccoli allevatori o piccoli artigiani. Ecco, quindi amici, noi compreremo sicuramente qualcosa, perché qui c'è un profumo di qualunque, guarda, una cosa pazzesca. La cineria, non sbaglio mai un po'. Ok, grazie mille, grazie, buona continuazione, grazie. Ciao. Grazie. Amici di Varesotto, ecco qui, altro stand, la floricoltura e del Vais. Com'è andata questa giornata? Sì, beh, una giornata abbastanza normale. Ci stiamo avvicinando a Natale, quindi aspettiamo tanta gente da adesso in avanti. Io arrivo da Cuneo, presento dei prodotti un po' particolari che richiamano un po' la tradizione di montagna. Abbiamo il vischio come vuole la tradizione. Per le feste di Natale non deve mancare in una casa, e il vischio è un portafortuna. Quindi ci baceremo sotto il vischio. E questa è una bella opportunità. Io vi do l'opportunità di baciarvi sotto il vischio vendendovelo a prezzo buono. Il nostro amico Livio l'ha preso, quindi adesso ci racconta qualcosa del vischio. Sì, il vischio è una pianta epifita, cioè senza radice, che vive a scapito delle altre piante, vive sulle altre piante e ne assorbe la linfa. Però abbiamo una storia del vischio, che è una storia millenaria. Pensiamo che gli antichi druidi dei Celti facevano già i riti propiziatori con il vischio, perché il vischio è una pianta che, non avendo radice, rimane pura ed è sulla pianta, quindi non ha modo di avere degli inquinamenti, e veniva tagliata col falcetto d'oro nella notte del solstizio d'inverno, quindi il 21 di dicembre. Quindi abbiamo una storia molto molto interessante, e per questo che la tradizione vuole che ci baciamo sempre. Benissimo amici, allora io bacio Livio sotto il vischio, come tradizione vuole. Ciao a tutti! Bella tradizione questa, vero? Amici, ci troviamo in uno stand profumatissimo, profumatissimo, tutto lilla, bellissimo. Com'è andata la giornata? Allora, la giornata è andata, direi, benissimo. E quali sono i suoi prodotti? Allora, i miei prodotti sono creme, igienizzatori, profumiatori d'ambiente, a tutto base di lavanda. Da dove arrivate? È dal Lago di Garda. Bella, avete fatto un bel viaggio. Venite, sì, qui tutti gli anni? Sì. Sì, tutti gli anni. Bello Varese? Sì, bellissima. Va bene, allora noi continuiamo il nostro giro, e a noi dispiace lasciare questa cosa profumatissima. Buona continuazione. Grazie. Amici di Varesotto, siamo giunti alla fine del nostro giro. Come avete visto, abbiamo visto molti prodotti tipici di zone del Lago di Garda e provenienti da tutte le parti d'Italia. Quindi questo giro l'abbiamo concluso, e augurandovi comunque buone feste. Ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!